Ciao a tutti amici del canale YouTube e bentornati qui a Erdina Show, Arti e Misteri. Quest'oggi continueremo il nostro viaggio attraverso il mistero e le teorie complottistiche su fatti inspiegabili attraverso una storia veramente incredibile, la cosiddetta leggenda della morte di Paul McCartney, il famoso bassista dei Beatles. Secondo molti appassionati del mistero, appassionati di musica ma soprattutto dei Beatles, Paul McCartney è morto e i Beatles restanti lo hanno sempre tenuto nascosto, grazie all'aiuto di un attore, o meglio dire un sosia. Non è uno scherzo, ragazzi, ma è una delle teorie più assurde in voga nel mondo musicale. La teoria del complotto, che circola da 50 anni nel mondo della musica, ha vari nomi. Due dei più famosi sono PID, ovvero Paul is dead, e l'altro è Fool, ovvero Fake Paul. Ma a prescindere da come la si chiami, la storia e la teoria è una sola. Il vero Paul McCartney non è il Sir Paul che vediamo riempire gli stadi e fare strepitosi concerti, ma quel Paul sarebbe morto nel 1966, il Paul originale. Ma andiamo per gradi. Cosa dice la leggenda e come nacque? Cominciamo ad analizzare la leggenda. Esistono due versioni della teoria. Secondo la prima, la notte del 9 novembre del 1966, Paul McCartney avrebbe lasciato alterato la sala prove dopo un litigio con il resto della band. La seconda versione sostituisce invece la sala prove con una festa. Ovviamente la situazione cambia poco e a prescindere di come siano andati i fatti, Paul decise di salire sulla sua auto e tornare verso casa. Nella strada che lo conduceva alla sua abitazione, raccolse una ragazza che faceva l'autostop. Questa ragazza si chiamava Rita. I due si misero a parlare e la ragazza era abbastanza sconvolta. Sembra che all'inizio non riconobbe il buon Paul McCartney, ma quando si accorse dell'incredibile tassista che aveva incontrato, rimase molto emozionata. Saltò tra le braccia di Paul McCartney che, sconvolto dalla reazione agitata della compagna di viaggio, si sarebbe schiantato con l'auto contro un palo. Secondo la versione numero 2 della leggenda, sia Paul che Rita, balzati fuori dalla macchina, sarebbero morti sul colpo. Ricevuta la notizia, i Beatles e il loro manager avrebbero deciso di seppellire il vero Paul McCartney, ovviamente in segreto e all'oscuro di tutti. E preoccupati dall'impatto che avrebbe avuto una notizia di tale importanza sul successo, ovviamente, della band e eventualmente qualche dissapore che poteva magari creare e costare caro ai Beatles, decisero di cercare un sosia. E il sostituto designato del povero Paul McCartney sarebbe stato un certo William Stewart Campbell, un attore scozzese. Oppure, secondo altre persone, sarebbe stato un certo William Shepard, un ex poliziotto canadese. Secondo altri, un tale Bill Shears. Insomma, tre nomi, ma nessuna certezza. Adesso passiamo alla parte dedicata agli indizi. Secondo gli accaniti sostenitori della PID, ovvero la teoria del Paul is dead, la persona che ha prodotto insieme ai Beatles rimasti i grandi successi come Penny Lane o Lady B sarebbe dunque un impostore, un sosia. Pure i Beatles a un certo punto, pentitesi della truffa che hanno messo in piedi, avrebbero cominciato a lasciare qualche indizio o una lunga serie di indizi nella loro discografia. Sono indizi che fanno sicuramente sorridere chi è più diffidente e meno credulone a questa leggenda della morte di Paul McCartney. Mentre per chi ci crede è sicuramente un buon pane per alimentare la loro curiosità. Ci sono molti cospiratori che vanno fieri, ancora ai giorni nostri, di questi indizi che sono stati trovati, per modo di dire, attraverso i dischi dei Beatles. E cominciamo con il primo, che è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La copertina pop art del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uscito nel 1967, e custodisce per i complottisti più famosi e più accaniti su questa storia l'indizio più importante. Mostrerebbe infatti un funerale. Tutti i Beatles rappresentati a mo' di statue di cera, diciamo, sono vestiti di nero e sono sopra a delle varie corone di fiori, che sono composte da fiori gialli. Secondo i più fantasiosi, rappresenterebbero la scritta Paul,
con un punto interrogativo finale. Nella parte destra dell'immagine compare inoltre una bambola raffigurante l'attrice Shirley Temple, che porta in grembo un modellino Aston Martin, la macchina che avrebbe guidato Paul McCartney il giorno della sua morte. La signora anziana, che tiene la bambolina sulle ginocchia, indossa poi un guanto da automobilista macchiato di sangue. Inoltre, Paul regge uno strumento di color nero, un corno e c'è pure una statuetta di Siva, il dio della distruzione. Come indizio finale riguardante questo album, se prendiamo il disco, lo giriamo e vediamo nella copertina posteriore, indovinate chi è l'unico Beatles che è rappresentato di spalle fra i quattro? Proprio Paul McCartney. Bene, ora passiamo a un altro disco famosissimo della discografia dei Beatles, ovvero Abbey Road, che tutti conosciamo per la sua famosa copertina. I complottisti ci invitano a prestare molta attenzione a questa copertina, per l'appunto. Secondo alcuni di loro, gli abiti indossati dai quattro musicisti di Liverpool suggerirebbero una processione funeraria. In testa ad essa c'è John Lennon, un angelo o un sacerdote vestito di bianco, poi Ringo Starr, totalmente in nero, che potrebbe far pensare al portatore della bara, Paul, che cammina invece a piedi scalzi con gli occhi chiusi e tiene la sigaretta con la mano destra, pur essendo un mancino. Alla fine di questo corteo abbiamo George Harrison, in jeans, che potrebbe essere un becchino in abiti da lavoro, per scavare la fossa. Sulla destra, invece, dall'altra parte della strada che stanno percorrendo i Beatles, c'è un camioncino della polizia, tanto simile a un carro funebre. E che dire del famoso maggiolino bianco sulla sinistra? La targa è la cosa più importante che riguarda questa copertina. Si può vedere chiaramente che c'è scritto 28 if, 28 se. In questo caso i complottisti hanno scritto 28 anni se Paul fosse ancora vivo. Ovviamente al momento dello scatto Paul avrebbe avuto 27 anni, ma se calcoliamo l'età del Beatle a partire dal suo concepimento, allora tutto quadra. Dopo aver parlato delle copertine degli album più importanti della storia dei Beatles post incidente di Paul McCartney, adesso andiamo a parlare delle cosiddette e nascoste congetture tra le tracce dei Beatles, ovvero le cosiddette canzoni al contrario. I fan del vero Paul si sono veramente sbizzarriti questa volta. Ascoltando Revolution No. 9, il brano comincia con una voce che scandisce tre volte le parole Number 9, che dice, ascoltate sempre in modalità reverse, suonerebbero come Turn me on, dead man, eccitami, uomo morto. Il numero 9 si riferirebbe poi alla somma delle lettere che accompagnano il nome McCartney, 9 per l'appunto, e al giorno della sua presunta morte, il 9 novembre del 1966. Tra i rumori che accompagnano la canzone c'è anche una frenata di macchina e uno schianto, e sempre ascoltandola in modalità reverse si sentirebbe una voce gridare get me out, tiratemi fuori, tiratemi fuori, presumibilmente dall'auto in fiamme. Oppure in I'm So Tired, alla fine del brano, se ascoltato sempre al contrario, si può sentire la voce di John Lennon che mormora Paul is dead, miss him, Paul è morto, mi manca, mi manca. Rallentate anche Strawberry Fields Forever e John non dirà più Cranberry Sauce, ma I'm Bired Paul. Ascoltate anche All You Need Is Love e in sottofondo sentirete Yeah, She's Dead, We Love You, We Love You, Yeah, Yeah, Yeah. Tanti indizi, tante cospirazioni e tante idee su questa incredibile teoria della morte di Paul McCartney. Ma com'è nata questa leggenda? Perché di questo si parla. Si sa, c'è tutta un po' di finzione, verità mischiata insieme, però l'idea di far nascere questa leggenda vorremmo capirla meglio insieme da dove è partita. Probabilmente la leggenda trae anche qualche pizzico di verità da una serie di incidenti stradali reali veramente accaduti a Paul McCartney tra il 1965 e il 66. Tra l'altro, il 26 dicembre del 65, Paul cadde da un motorino, rompendosi un dente e ferendosi un labbro. Niente di così eclatante.
Altre fonti collocano invece l'incidente del famoso caso della leggenda del 9 novembre del 1966, quando Paul sarebbe caduto da una moto, in realtà, e non da una macchina. Quindi diciamo che viene un po' plasmata questa idea del 9 novembre, dell'ipotetica morte di Paul McCartney. Inoltre c'è stato anche un altro incidente, quello del 7 gennaio 1967, e si diffuse questa ipotetica notizia di uno schianto mortale che avrebbe avuto Paul McCartney con la sua auto. Ben presto venne tutto smentito dallo stesso entourage dei Beatles, ma soprattutto da Paul McCartney. Ma niente, ormai era troppo tardi. Ma in tutto ciò, noi che sappiamo e elenchiamo questi indizi, queste teorie sull'ipotetica scomparsa di Paul McCartney, abbiamo un nostro personalissimo parere. Ma il parere del diretto interessato, invece, che cosa dice? Nessuno si è mai chiesto cosa pensasse Paul McCartney di questa storia. In realtà gli è stato anche chiesto, ha fatto tantissime interviste e almeno in 10-15 di queste gli è sempre stato chiesto. Lui alla fine sembrava non preoccuparsi più di tanto, anzi ci ha scherzato molto su questa cosa. Tra l'altro, nei suoi dischi da solista, specialmente nel primo, McCartney, uscito nel 1970, continua a mettere questi ipotetici indizi, queste teorie cospirative che molte persone credono che siano reali. E stiamo parlando dell'album McCartney, come detto, uscito nel 1970, dove viene rappresentata una tazza vuota nella copertina. E in questa copertina, in questa tazza, specialmente il tavolo dove è appoggiata questa tazza, era piena di ciliegie. Lo possiamo riconoscere dal succo rosso che ne esce fuori. E sono sparse anche un po' sul tavolo. Dal momento che esiste un vecchio detto che recita "la vita è come una tazzina piena di ciliegie", la tazza vuota starebbe a significare, secondo i complottisti, che Paul McCartney fosse morto veramente. Un altro fatto che conferma il divertimento da parte di Paul McCartney e non tanto la sua preoccupazione, tra virgolette, su questa storia, riguarda un altro suo disco, nella quale lui riproduce una famosa copertina di un disco dei Beatles, e stiamo parlando di Abbey Road. In questo momento, per un suo disco solista, è solo su questa copertina, riattraversando le famose strisce vicino agli studios, accompagnato da un cane che lo tira dal lato opposto della strada. In più, è sempre presente il maggiolino che indica la data esatta di Paul McCartney in quel periodo. E vicino all'età del cantante c'era scritto E, quindi ha dato un segnale come per dire Paul McCartney c'è. Quindi anche lui ci ha scherzato un po' sopra, perché poi si sa che queste cose alla fine fanno anche bene al discorso commerciale e aumentano le vendite. Bene ragazzi, anche questo episodio è arrivato alla fine. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Paul McCartney è morto veramente o è stato sostituito da un sosia in grado di interpretarlo per così tanti anni? Fatemi sapere che cosa ne pensate attraverso i commenti. Io vi dico la mia. Per me il Paul McCartney che vediamo e continuiamo a stupirci per la sua bravura e la sua incredibile presenza scenica è il Paul McCartney originale, quello che faceva parte dei Beatles, il gruppo più forte della storia del rock. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, sempre qui sul canale YouTube del Prenesse Studios, sempre qui a Erdina Show, Arti e Misteri.